Buonasera e ben ritrovati, grazie di essere con me in cucina anche quest'oggi. Prepareremo per l'occasione così della festività di Halloween, faremo dei piccoli flan di cioccolato. Sono molto interessanti perché verranno serviti caldi, di conseguenza appena proprio c'è l'incisione a cucchiaio esce proprio questo cuore morbido, veramente molto goloso e molto invitante. Poi approfittiamo anche proprio di questo evento, facciamo un piccolo simbolo così rappresentativo, ecco, di Halloween, molto semplice, giusto per fare un po' di coreografia sul piatto, una piccola decorazione, ma che può essere anche un'idea simpatica per, diciamo, fare anche un segnaposto, può essere una cosina carina, fare anche un piccolo lavoretto così con i bambini, li facciamo divertire. Allora, adesso do due salutini iniziali, così aspettiamo anche un pochino il collegamento degli amici della pagina e verifichiamo anche poi lo stato di connessione, magari mi fate sapere se l'audio è buono, se poi si vede bene, adesso sistemiamo anche il video sul banco. Sara, buonasera, grazie. Rocco, buonasera, grazie di essere con me. Ciao Claudio, come stai? Stai bene? Ok, allora mi sembra che ci siamo. Salvatore, buonasera. Bene, allora cominciamo subito, partiamo, metto un pochino bene la posizione del telefono. Allora, primo step è quello di preparare un pentolino con dell'acqua bollente. Utilizziamo un vasetto di vetro, io utilizzo questi vasetti WEC che normalmente si utilizzano per la vasocottura e mi permettono di preparare questo cioccolato a bagnomaria. Adesso inseriamo il vetro all'interno del pentolino e andiamo ad aggiungere, in questo caso vedete io ho spezzettato del cioccolato, sono 120 grammi di cioccolato. Allora potete anche utilizzare delle gocce di cioccolato già pronte, pretagliate, però io normalmente utilizzo proprio la stecca di cioccolata, anche perché così posso scegliere la qualità. È fondamentale scegliere un cioccolato che vi piace, un'azienda, una marca che vi può piacere di più. Poi inseriamo assieme al cioccolato 110 grammi di burro e facciamo sciogliere il tutto fino alla fine, in modo che si crei proprio una crema che sarà quella che andremo ad utilizzare all'interno dell'impasto. Ok, aspettate che prendo anche un altro cucchiaino così mi aiuto, che l'ho lasciato a temperatura ambiente, che così poi si scioglie più facilmente. Perfetto, ok, posizioniamo. Allora, nel frattempo che il nostro cioccolato si prepara, noi ci dedichiamo a preparare questa piccola decorazione che vi dicevo. Adesso mi posiziono da questa parte. Patrizia, buonasera, ciao Sara, Silvia, Eva. Ok, allora prendiamo un pezzettino di pasta da zucchero. Allora, la pasta da zucchero è diciamo un ingrediente interessante proprio per creare delle decorazioni, dei piccoli top cake che vanno proprio ad enfatizzare diciamo l'evento che volete andare a rappresentare. Allora, la pasta di zucchero la si trova ovviamente in tutti gli e-commerce, ma ad esempio io lo acquisto al supermercato, nei supermercati quelli un pochino più grandi, nel banco che tratta i dolci trovate questa pasta da zucchero. Allora, la scaldiamo un pochino con le mani, poi prendiamo, io utilizzo un tappetino così di silicone, ma insomma anche nel banco si può lavorarla tranquillamente, un piccolo mattarello, ma anche un mattarello normale va benissimo. Semplicemente stendiamo questa pasta di zucchero, vediamo, si vede, sì, mi pare. Fabia, ho la mia amica qui con me che mi fa compagnia, così poi si porta a casa la merenda, vero? Sto seguendo con molta attenzione. Grazie. Dopo ti faccio provare un fantasmino, allora, perché oggi facciamo proprio una cosina semplice, una decorazione semplice, un piccolo fantasmino. Quindi lo distendiamo così con il mattarello, anche se non ha una forma regolare, non è un problema. Poi lo inseriamo così proprio all'interno della nocchia, così della mano, in modo da dargli una prima sagoma. Poi lo sistemiamo sul piano e un pochino lo lavoriamo con le mani, gli diamo un pochino la forma che più ci piace, anche se non è particolarmente regolare, insomma è un fantasmino simpatico. Ecco qua, vediamo, gli lasciamo magari
la parte centrale per gli occhietti un pochino più pronunciata. Ok, adesso prendiamo un pochino di pasta di zucchero nera, facciamo due occhietti e una boccuccia, che così gli diamo un pochino di espressione. Mi leggi qualche commento, Fabia? Cosa dici? C'è qualche... Tantissimi saluti, Jenny. Grazie. Mi fa piacere. Dicono che sei bravissima, e bravissima. Tutti loro sono bravi, perché io vedo le foto che mandano. Sono veramente tutti quanti oramai molto, molto abili in cucina, tutti appassionati. Allora, per fare gli occhietti, scusate che trascino un attimo i commenti, che così vedo bene. Anche voi, se non vedete completamente, diciamo, il video, potete trascinare i messaggi sul lato di destra. Allora, facciamo due palline. Se si può farle uguali è meglio, altrimenti risulta semplicemente un pochino più simpatico. Quindi due palline per fare gli occhietti. Poi facciamo la boccuccia. Allora, diciamo che la boccuccia del fantasmino sarebbe meglio crearla a forma un pochino ad urlo, quindi un pochino ovoidale. Allora, la pallina, aspettate che ho preso anche un po' troppa pasta, sennò viene un pochino troppo pronunciata. Allora, facciamo così una cosina di questo genere, quindi un pochino più allungata. Io utilizzo piccolo strumentino, sembra lo strumento del dentista, ma in realtà sono degli strumentini che si utilizzano per decorare, per dare le forme alla pasta di zucchero. Ma se non lo avete, potete utilizzare un piccolo stuzzicadente oppure con un cucchiaino con la parte inferiore, e semplicemente lo battiamo all'interno, poi gli diamo un pochino di colpettini laterali. Vedete, abbiamo creato così questo piccolo incavo, in modo da dare la forma. E adesso, per attaccare questi elementi decorativi, ci basta bagnare un pochino, vediamo se c'è un pochino d'acqua a portata di mano, sì, perché si può anche utilizzare un pochino di marmellata, però per piccole decorazioni come queste si bagna un pochino, si bagnano le dita con un po' d'acqua, e questo fa sì che si attacchino gli elementi. Ok, gli occhietti li abbiamo messi, adesso poi vi avvicino così lo vedete un pochino meglio. Ecco qua, vediamo un pochino la boccuccia, gli diamo ancora un pochino di stretta la boccuccia. Ecco, quindi facendo questi fantasmini, vedete che viene simpatico. Ecco, questo fantasmino può essere, diciamo, una decorazione come oggi lo utilizzeremo nel nostro flan, ma può essere anche un segnaposto simpatico da mettere a tavola. Allora, adesso torniamo a noi. Questo primo step che stavamo facendo era proprio sciogliere il cioccolato con il burro. Per chi si è appena collegato, abbiamo messo a bagnomaria, adesso si sta preparando. Nel frattempo che si scioglie, perché questo è, diciamo, il momento più lungo del procedimento. Nel frattempo che si prepara, andiamo a creare questo piccolo impasto. Prendiamo una terrina così di vetro, andiamo a romperci due uova intere. Ecco qua, vediamo, questo banco posso anche toglierlo, questo tappetino, che dici Fabia? Non ci serve più, allora lo possiamo togliere. Ok, rompiamo le uova, io lo faccio così, penso anche voi, non sto tanto a fare grandi mosse, ma ecco qua. Due uova intere, poi andiamo ad aggiungere 50 grammi di zucchero, ecco qua. Ora prendiamo il mio attrezzo, vediamo se riusciamo a sganciarlo. Accendiamolo con le frustine, non come l'ultima volta che mi è partito in diretta. Fabia, stai attenta che sono pericolosa. Mi devo spostare. Mi spostarti. Quasi come un tappo della bottiglia. Ok, sono ben salde, possiamo andare. Ok, un attimo di rumore, chiedo scusa. E montiamo le uova. Aspetta che leggiamo intanto. Paola, ciao Giampiero, ciao Stefano, ok? Bene, allora, una volta montate così le uova, andiamo ad aggiungere 10 grammi di cacao. Io utilizzo cacao amaro, anche perché il cioccolato che ho messo a sciogliere è un cioccolato fondente.
Se piace si può mettere eventualmente un cioccolato al latte e poi aggiungiamo anche 20 grammi di farina. Eventualmente la farina può essere sostituita con della farina di riso. Ecco qua, quindi una piccola dose di farina, per questo risulterà anche molto molto soffice, proprio perché non c'è una dose alta di farina, non c'è lievito, monteranno naturalmente in forno. Ok, ho messo anche la camicia bianca così si svolazza bene il cacao. Ok, montiamo tutto, vedete? Claudio buono, speriamo di sì. Perfetto. Adesso verifichiamo che il nostro cioccolato si sia sciolto bene, prendiamo magari due presine perché adesso sarà anche bollente. L'importante è che sia sciolto in maniera sufficiente, ecco. Vediamo di scottarci subito, possibilmente. Ok, allora spostiamo un attimo questo così vi faccio vedere. Vedete nel vasetto, scusate che trascino un attimo, nel vasetto qui ci abbiamo il burro e il cioccolato, diamo una mescolata per amalgamare il tutto. Sarà proprio questo che renderà poi il tortino, una volta cotto, proprio molto morbido, lo aprite ed esce tutta questa crema. Infatti il tortino, mi raccomando, la cosa importante è servirlo assolutamente caldo. Quindi quando avete il momento della cena sapete che necessiterà poi di 12 minuti in forno. Una volta terminati lo girate comodamente sul piatto e lo servite, quindi è molto veloce da preparare. Facciamo dei tortini monoporzione, così ognuno ci avrà anche il suo fantasmino da portare a casa come ricordo della cena. Bello. Eh sì, dai. È bello, diciamo, quando sono le occasioni, poter enfatizzarle. Adesso versiamo, scusate che scotta anche un pochino, quindi utilizziamo anche un po' di presina. Andiamo a versarlo all'interno. Il nostro composto adesso lo mescoliamo ed è praticamente pronto. Quindi avete visto, una cosa molto molto facile da preparare. Mescoliamo il tutto. Il più è sciogliere a bagnomaria. Vieni, vieni, vieni qua, prendiamo un saluto. Dopo ti faccio fare il fantasmino anche a te. Ok, ecco qua, ben che fatto. Quindi proprio veloce, efficace, se si sganciano. Ecco qui. Perfetto, qualche commento da leggere, qualche domanda, curiosità? Ma un signore ti chiede, sì, le mozzarelle in carrozza. Bisogna che le facciamo, buone, sì, ottime. Perché lui le ha fatte e dobbiamo. E allora le facciamo anche noi, scusa, un sì, giorno ce le facciamo assieme. Sì. Allora, adesso, per fare i flan sono molto molto utili, molto comodi, questi stampini in alluminio monouso, io li utilizzo quasi sempre proprio perché si stacca anche tutto molto agevolmente. Prendo un pezzettino di burro, scusa Fabio che lo prendo, che così lo andiamo un po' a imburrare, proprio un pezzettino così io lo prendo a mano libera senza fare grandi cose, imburriamo bene. La cosa fondamentale in questo caso, utilizzando questi stampini, siccome sono zigrinati, il burro va passato bene 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 su tutti gli spazietti, allora siete sicuri che il flan si stacca proprio, lo capovolgete e viene via in maniera molto molto facile. Ok, ora mettiamo del cacao all'interno, quindi non si mette farina ma cacao, altrimenti nel momento del servizio, quando lo girate, ve lo trovate bianco, invece noi lo dobbiamo fare nero. Quindi ci versiamo il cacao, lo facciamo ruotare in modo che si va ad aderire proprio su tutto lo stampo, ecco qui, l'eccesso lo facciamo cadere su un altro. E quindi l'abbiamo preparato. Io già ne ho imburrati
già 4, perché la dose che vi ho dato è per 4 flan, forse questo mi ero dimenticata di dirlo prima, dose per 4. Adesso prendiamo un cucchiaio, versiamo tutto all'interno e i nostri flan poi saranno pronti per essere infornati. Il consiglio che vi do, vedete che crema che si è creata? Ecco. Allora, il consiglio che vi do per quanto riguarda questi stampini, di riempirli, non dico fino al limite, ma un pochino al di sotto, quindi oserei dire quasi un tre quarti dello stampo, perché poi si lievitano naturalmente in forno e altrimenti se eccedete nella quantità all'interno poi vi fuoriesce, quindi tenetevi un pochino al di sotto. Ecco qua, l'ultimo. Fabia, poi le porti via tu, sai, perché io qua tra le prove è una settimana che mangio cioccolato. Sì, bisogno dei volontari adesso. Opla, ultimo cucchiaio. Bene, allora adesso, vedete, praticamente è proprio i tre quarti si riempiono. 12 minuti. Forno preriscaldato, 180 gradi. Allora, cosa molto importante per il flan, e questa è la cosa più complicata, è capire bene il momento in cui deve essere tolto, nel senso che nel mio forno sono tarata proprio a 12 minuti. Il consiglio che vi do per la prima volta che li fate, di provarne uno, perché i forni non sono tutti uguali e questo è fondamentale che ve lo dica, perché un minuto in più non è che non è buono, un minuto in più o un minuto in meno è sempre buono, è sempre caldo e sempre c'è la crema all'interno, però per renderlo più cremoso bisogna rispettare la tempistica. Quindi un minuto in più rischiate che sia un pochino più solida la crema e un minuto in meno potrebbe essere un pochino troppo morbida. Quindi ne provate uno nel vostro forno e da lì capite, ma ok, forse un ciccino di meno, un pochino di più, ecco, vi capite. Comunque normalmente io faccio 12 minuti. Bene, allora adesso questi poi li inforniamo. Adesso vado a recuperare, aspetta che sposto questo banchetto, vado a recuperare quello che ho in forno, così ve lo faccio vedere impiattato. Preparo anche già il piatto di portata, poi ci prendiamo il fantasmino che abbiamo preparato e anche poi un'altra cosina, così poi vedete come facciamo. Allora, presina alla mano, altrimenti ci scottiamo. Ok, andiamo a prenderlo. Perfetto. Adesso, semplicemente, aspetta che lo facciamo così se non mi scotto, utilizziamo così, lo giriamo piano piano, ok, vedi che è venuto perfetto? Bene, ok, allora a questo punto ci mettiamo un pochino di zucchero a velo per completarlo, prendiamo questo qui, vediamo se ci va bene, andiamo a setacciare un po'. Qua, ecco, senti che profumo di cioccolato che abbiamo in casa. Allora ci mettiamo uno stuzzicadentino all'interno, che così poi andiamo a posizionare il nostro fantasmino, lo mettiamo così a lato che fa simpatia, eccolo qua. E lo presentiamo così a tavola in modo da divertire così un pochino i nostri ospiti. Va bene. Allora, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, aspetto la vostra opinione quando desidererete provarla e anche le vostre foto. Grazie mille e buona serata. Ciao a tutti, grazie.